Gli scontri, le vie di uscita, quelle più utili a tutti noi. Mercoledì alle 10 e alle 21. E ballerò. A tutti da parte mia, in ritardo perché il programma va in onda in anticipo, vero? Benvenuti nello studio di Mr. Fantasy, edizione 83-84, seconda puntata. Allora, non c'è iperspazio, avrete notato, l'iperspazio secondo è ancora in fase di costruzione, per adesso abbiamo semplicemente uno spazio e da questo trasmettiamo, però trasmettiamo veramente la miglior selezione possibile del materiale video uscito quest'estate, raccolta in una notte, anzi in un'alba, a partire dalla sera prima fino all'alba, insieme al producer, a Paolo Giaccio, insieme al regista Piccio Raffanini. Abbiamo fatto una vera e propria overdose di video, ne abbiamo visti più di un centinaio, e forse verso le 4 o le 5 del mattina la visione, la selezione può essere un attimo strana, però credo che veramente abbiamo messo insieme una grande raccolta di materiale, quasi 5 ore di trasmissione, visto e considerato che usiamo queste prime 5 puntate del nuovo ciclo per mandare in onda solo video. Troverete il vero e proprio programma a partire da novembre, quindi vero show di musica da vedere e anche di studio, spero, da vedere fra 5 puntate o giù di lì. Nel frattempo invece godetevi quello che è una grande selezione di materiale video: Heaven 17, Pink Floyd, Elvis Costello, Bob Marley e UB40, i Fröhr, Crocus, Police e alla fine anche una sigla finale dal vivo, come nostra abitudine del resto, da parte dei Roxy Music. Sono i contenuti di questa seconda puntata di questo ciclo 83-84. Cominciamo proprio con un grande video da parte di un grande artista che naturalmente si è espresso al meglio, lui che veniva da tutta una messa in scena di carattere teatrale e gestuale e di maschere, si è espresso al meglio, come dicevo, nel formato video. Peter Gabriel ha presentato un secondo video già qualche tempo fa, forse qualcuno di voi l'ha visto, la maggior parte del materiale che vedrete è inedito, però abbiamo raccolto anche alcune chicche, alcune fra le cose migliori, anche se si erano già viste quest'estate. Allora, il video è l'immagine, sono immagini su un album, su un pezzo tratto da un album doppio dal vivo, e questo anche a modo suo è una delle prime volte che viene fatto. Il pezzo si chiama I Don't Remember, io non ricordo, quindi rituffiamoci in questi climi che lui con Shock the Monkey aveva già affrontato, questi climi che vagano fra fantasie, fra inconscio e fra incubo. I Don't Remember, io non ricordo, e questo è il grande Peter Gabriel. Don't
sun, your mouth, so they say. Tell me the truth, you got nothing to fear. Dopo questo grande inizio con Peter Gabriel, ancora eccellente materiale video della categoria onirico. Allora, se voi ricordate l'edizione scorsa o l'edizione di 2 anni fa di Mr. Fantasy, erano molto frequenti i video nei quali si mettevano in scena tutto quello che è la rappresentazione dell'inconscio, quelli che sono i sogni, quelli che sono gli incubi, comunque tutto materiale fantastico, e questo noi lo sottolineavamo abbastanza spesso. Buona parte dei video che ci sono arrivati di recente invece partono da un altro punto di vista, ovvero di mettere in scena una situazione retro, e allora come la scorsa settimana avete visto c'è molto materiale degli anni 50, c'è molto recupero di una certa epoca, però naturalmente rimangono ancora queste rappresentazioni del fantastico. Peter Gabriel naturalmente è un ottimo esempio, però i prossimi due che vengono sono altrettanto interessanti. Possiamo chiamarli una certa forma di disagio nei confronti della società, nei confronti di quello che ci circonda, visto in 3 maniere diverse. Forse quella di Peter Gabriel è una maniera più teatrale, naturalmente lui è un mago dei travestimenti, delle maschere, delle situazioni a sorpresa. Adesso guardate con attenzione quale grande grafica ha questo video. Sono gli Heaven 17, che è un gruppo che noi abbiamo passato abbastanza spesso a Mr. Fantasy. Il video si chiama Crushed by the Wheels of Industry, ovvero stritolati dalle ruote dell'industria, dagli ingranaggi dell'industria. È una forma di disagio naturalmente nei confronti dell'industria, nei confronti della società, nei confronti del sistema. Devo dire, visto in una grande chiave da un punto di vista grafico e anche con una sottilissima ironia tipicamente inglese, Heaven 17, Crushed by the Wheels of Industry. Crushed by the wheels of industry, crushed by the wheels of industry, crushed by the wheels of industry. Work now, hot! Breaking in the future just before the week is up. They can do it, but it's going to take some money. Have what you desire, if and when you see the facts, they will lead us to the land of milk and honey. Work all day or work all night, it's all the same. If you want the pay, some drag tankers, some are bankers, some are workers, some are not. It is time for a party, destination for the nation now. Some are workers, some are not. Yes, it's time.
vacation or vacation. Some are working, some are not. It is time for a party. Syncopation for the nation now. Dalla deliziosa ironia degli Heaven 17 alla drammaticità dei Pink Floyd. I Pink Floyd sono naturalmente un gruppo molto amato anche in Italia, però recentemente sempre di più i Pink Floyd in realtà sono diventati la manifestazione di Roger Waters, che oltre a essere il bassista e il cantante è anche praticamente ormai l'unico compositore del gruppo inglese, ormai ridotto a un trio, forse ormai scomparso, non si sa nemmeno. L'ossessione di Roger Waters verso la guerra, l'ossessione di Roger Waters verso la società postbellica, verso la società capitalista inglese, ha dato origine a due album piuttosto pesantini, diciamo, anche se hanno avuto naturalmente un grosso successo. Il primo era The Wall, album doppio, l'ultimo si chiama The Final Cut, invece, l'ultimo taglio, il taglio finale, ancora più incentrato, se possibile, invece sul tema della guerra. The Wall è diventato un film a poco, e il video che è stato tratto da questo, invece, Final Cut, dall'ultimo album, ricorda molto l'atmosfera del film, però non è un film, è un video fatto in maniera diversa. Come dicevo prima, tre maniere completamente diverse di rappresentare le proprie sessioni, le proprie fantasie, i propri incubi, forse anche. La prima teatrale di Peter Gabriel, la seconda invece molto grafica, degli Heaven 17, invece quella cinematografica è quella a cui si riallacciano i Pink Floyd. Il brano si chiama The Gunner's Dream, il sogno di colui che tiene il fucile, il sogno di colui che spara, e questi sono i Pink Floyd. Shelter at Peterborough and Cambridge. Three High Court judges have cleared the way to counter. It was announced today as a replacement for the Atlantic conveyor. Thank you.
out your doubts and fears. But what's more, no one ever disappears. You never hear their standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in advancement by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Bob Marley, scomparso l'11 maggio dell'81, 2 anni e mezzo fa, e sepolto in Giamaica con le massime onorificenze nazionali, rimane a testimonianza di un grande momento per una musica che è il reggae, e anche per un momento particolare, un momento politico e sociale per i neri americani. Le sue teorie, che partivano da una profezia di Marcus Garvey, come tutti i neri d'America dovessero prima o poi ritornare alla terra d'origine, ovvero l'Africa, hanno creato in lui qualcosa di più di solo un personaggio musicale, anche un personaggio spirituale, un personaggio carismatico. Ha avuto una grande influenza su tutto il mondo della musica, in realtà impegnata, soprattutto quella inglese dei tardi anni 70. Quindi non solo un messaggio ritmico, il reggae aveva un ritmo ben preciso, ma anche un messaggio sociale. E allora andiamo a vederci due video legati proprio da questo fatto. Il primo è di Bob Marley. Molta gente ci aveva chiesto un ricordo suo, ma però appunto, come dicevo, quasi mai è stato fatto un filmato. Avevamo trasmesso le sigle nell'edizione di Mr. Fantasy. Questo invece è un video probabilmente messo insieme dopo la sua morte. Si chiama Buffalo Soldier. E allora ci sono dei soldati giamaicani, perché probabilmente combattevano nella guerra di secessione di America, con lunghe treccine, naturalmente questa è una modernizzazione del tema. E subito dopo un gruppo inglese, che anche loro fanno reggae, UB40, uno dei gruppi più interessanti e più impegnati sulla scena inglese. Sono due video, li vedrete, abbastanza poveri in confronto alle magnificenze che trasmettiamo noi. Forse questo anche per sottolineare che quando la musica è molto diretta, il messaggio è molto semplice, perché è un messaggio tutto sommato di rivolta, un messaggio di libertà, si può fare anche dei video con pochi soldi. Allora, Marley con Buffalo Soldiers e poi il vino rosso, Red Red Wine, da parte degli UB40. From, then you wouldn't have to ask me who the heck.
sailing from the mainland to the heart of the Caribbean. Essenziale, lineare, semplice degli Bob Marley e degli UB40, andiamo verso un vero e proprio divertissement elettronico. Probabilmente l'avete già sentito, loro hanno fatto un bel giro di tutte le manifestazioni che c'erano da girare quest'estate con i loro lunghi capelli, con i loro abiti colorati. Sono veramente il volto. Questi sono brani che si sentono molto volentieri, molto spesso in FM, poi non si riconoscono mai, perché questi gruppi spesso e volentieri mettono insieme 2,45 giri e poi chissà che fine fanno. Ed è un po' anche la morale degli anni 60, spesso succedeva così in quegli anni. Però è un gran 45 giri, un vero piccolo delizioso pezzettino molto elettronico. Loro si chiamano Freur e il brano si chiama Dalla leggerezza della musica dei Freur andiamo verso qualcosa di molto più robusto, qualcosa di molto più pesante. Come dicevamo nella prima puntata la settimana scorsa di questo nuovo ciclo 83-84, vogliamo soddisfare tutte le richieste dei metallari italiani. Metallari è un termine di gergo con il quale in genere si identificano tutti gli amanti del heavy metal, ovvero del metallo pesante, con una musica di quelle molto dure. È una musica che risale come origine al rock blues inglese, quindi è una divagazione sul tema del blues. Ed è in genere suonata da trio, perché questa sembra che sia la formazione base ideale. Loro non sono un trio, ma comunque sono un gruppo di questo genere qua. Si chiamano Crocus, vengono dalla Svizzera e suggeriscono un nuovo tipo di dieta, adesso che le diete vanno molto di moda. Si chiama Eat the Rich, mangia i ricchi. The Crocus. We'll be right back.
Dopo quest'orgia di heavy metal e di capelli lunghi, questi erano i Crocus con Eat the Rich, andiamo invece verso un gruppo che ha fatto di una certa eleganza formale, oltre che naturalmente l'eleganza della propria immagine, uno dei punti forti. Stiamo parlando dei Police. I Police avevano esordito nel 1979, in un'epoca subito dopo il punk, con una musica anche abbastanza violenta, anche abbastanza tesa. E nel corso di 5 album sono andati sempre più verso atmosfere molto rarefatte, molto elegante, molto sofisticate. L'ultimo album, che si chiama Synchronicity, è un perfetto esempio di come si possa fare della musica progressiva negli anni 80. E questo video è un perfetto esempio di come, con un piccolo trucco, ovvero Sting che fa la sua tipica danza reggae al rallentatore, però con le parole in sincrono, si possono ottenere degli effetti magici, in definitiva con una semplice idea video. Allora andiamocelo a vedere. Il brano si chiama Wrapped Around Your Finger, avvolto intorno al tuo dito, e questo è Police. Thank you.
con Wrapped Around Your Finger dei Police si chiudeva la selezione del nostro materiale principe, ovvero dei video sui quali erano imperniate non solo questa seconda puntata ma le prime cinque che precludono al nostro grande inizio di stagione più in là a novembre. Quindi continuate a vedere queste puntate se siete interessati al materiale video e non perdetevi naturalmente l'inizio. Allora, come sempre, come d'abitudine, perché tutto sommato i riti, i cliché, le abitudini le abbiamo mantenute anche in queste prime puntate qui nello spazio invece che nell'iperspazio, c'è una sigla finale che è incisa dal vivo. Di nuovo un grande gruppo inglese, sono i Roxy Music, a modo suo Brian Ferry, che è il loro leader, il loro cantante, è stato uno dei personaggi che ha fatto la storia della musica rock inglese degli ultimi anni, passando attraverso tante pose, sempre con questa etichetta del dandy, del British gigolo, del gigolo inglese. Bene, andiamo a vedere in un concerto che risale all'estate scorsa. Il brano è un classico di John Lennon, che lui aveva reinterpretato. Si chiama Jealous Guy, una persona gelosa, e anche se naturalmente la versione di John Lennon può essere più sincera, perché in genere chi scrive un pezzo poi lo interpreta fino in fondo, la versione di Brian Ferry, anche quella, a modo suo, è strappacuore. E tanto per rimanere in clima di cliché, di abitudini, io vi ricordo che noi abbiamo un indirizzo, Viale Mazzini 14, 00195 Roma, quindi cominciate a scrivere, continuate a scrivere, perché tutto sommato un po' di lettere arrivavano anche quest'estate, notizie su quello che vi è successo, suggerimenti per la trasmissione e naturalmente, non dimenticateli, i voti per la video hit, perché ricominceremo con una grande video hit, visto tutto il materiale. Allora, appuntamento, come al solito, fra il TG della notte e l'alba, anche la prossima settimana, e per adesso la mia più calda buonanotte.
attualità, politica, costruzione.